Siete stanchi di sprecare torce per illuminare le vostre case o fuori delle vostre case? Non volete usare la vostra glowstone per fare le pozioni o perché è troppo difficile da prendere nel Nether? E quindi ciao a tutti qua dall'angolo di Minecraft e vi insegnerò come fare un lampione notturno usando il Daylight Sensor. Voi vi state dicendo che cazzo stai dicendo, bro? E invece sì, perché noi sappiamo che il Daylight Sensor accende le cose quando c'è la luce, perché con la luce del sole fa tipo pannello solare e accende. Ma come possiamo farlo funzionare di notte? Questo è semplice, adesso ve lo faccio vedere fuori. Facciamo un percorso di redstone, un blocchettino. Mettiamo una torcia, così spegnerà il circuito, quindi diventerà negativo. Lo metteremo nella redstone, è tipo questo. Se adesso settiamo il tempo di notte, facciamo 13.000. Appena cala il sole, il circuito dovrebbe partire e si accenderà la redstone lamp. Sì, eccola qua, vedete? Abbiamo fatto una luce notturna. Per farla nascosta ci sono vari metodi, dipende come volete voi. Si può fare così, tipo. No, più basso. Potrei farla più basso, ma poi dopo diventa un casino. Dovrebbe fare così, tipo. Oppela. Così. Questo è il punto dove metteremo la torcia. Ok. E poi qua mettiamo la lampada. Fatto così che possiamo nasconderlo sotto. Ed abbiamo fatto allora senza far vedere tutta la redstone, bla bla bla, soltanto il. Logicamente il daylight non lo possiamo coprire in nessun modo, se no non prende luce, non prende nulla e non funziona il circuito. L'unico problema è che se lo volete far continuare, vedete, non continua, perché uno qua non si può. L'unico modo è con la redstone da sopra, ma soltanto che dovete fare un circuito per arrivare alla redstone sopra. Ed è un macello. Vedete, se lo continuo da sotto, non è. Si accende quello perché trova il muro, ma non si accende questo davanti. Collegamenti lunghissimi, è difficile farli con le lampade. E l'unico modo è fare un percorso talmente tanto basso che cammina da sopra la redstone, tipo in questo modo, no? Vedete, sale sulla redstone. Io continuo a mettere, no? Con la redstone poi, vedete, porta luce agli altri, continuando, illumino tutto. L'unico modo per prolungarlo è fare con questo, diciamo, prolungamento di redstone fatto in questo modo. Si può fare sottoterra, però si vedrà la redstone sopra. Ma per adesso è l'unico modo che si conosce per fare una cosa del genere, perché le redstone lamp illuminano soltanto un blocco vicino. E basta. Spero che vi sia piaciuto questo video, che lo trovate utile. Mi raccomando, mi piace, iscrivetevi e condividetelo, fatelo girare su Facebook, su Twitter, dove volete voi. E ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.